Che dite? Cosa ne dite? Dite? <ride> oh, buon bon Andrea e... Signor Cristian. Siamo qui con voi per questo nuovo video. Video. Allora, Cristian, cosa ne pensi dei dopati? Non mi piace. Eh, ma non si sente un cazzo. Non mi piacciono. Ah, bisogna urlare qua, allora. Medaglia degli eroi. Musica. Dopo... Adesso non posso fare tutti quei cazzi di gesti con quelle cazzo di mani. The Grand, the Greek Master. Wallace. Ecco. Allora, no, dunque. Il titolo, come avete potuto vedere. È... Attenzione, attenzione, attenzione. Ta -da! A Covid e integrazione, cioè andiamo a parlare di quanto è importante integrare in questo periodo. Non tanto per curare il discorso muscolare, che per carità va benissimo, ma mai come in questo momento il problema immunitario. Non vi faccio ovviamente presenti i problemi che ho io, perché sono innumerevoli, viste le mie eh, pluripatologie di gravità assoluta. Ma stendiamo un velo pietoso e proseguiamo. Cristian, ti piace Master Wallace? È un grande. Non ho capito? È un grande. Lei eh, dice che c'è mio figlio che l'ho idolato. Cazzo vuol dire idolato? Non lo so, mi malato, cos'è? Oh, a proposito, occhio ai ladri in palestra, eh? YouTube non mi paga i diritti d'autore. La Pantera Rosa mi dice: Questo video non può essere monetizzato. Ma che cazzo se ne frega! Salve, buonasera a tutti, è stato un piacere essere qua con voi. Allora, dopo lo show, eh, che cabarettisti! Eh, che attori avete visto il wallassone che entra in palestra di soppiatto? Entri in palestra del Coppa, arriva! Facciamo i seri. Allora, ritornando in noi, integrazione. Oggi uno mi ha chiesto che vino. La domanda sorge spontanea: che vino ti bevi? Io gli ho detto la risposta eh, viene spontanea. Comunque, quello che si beve tua sorella, gli ho risposto. Vabbè, comunque. <sussurra> Stavo dicendo Orgia, non so da che cazzo mi. Vabbè, sembra quello, penso. No, volevo dire: ragazzi, a parte gli scherzi, tutta la pantomima che ho fatto con Cristian, così cazzeggiamo un po'. Integrazione è importante. L'integrazione, in questo momento, lo è ancora di più. Allora, io non vengo pagato da nessuna casa produttrice di integratori. Questo la dice lunga, nel senso non ho degli interessi coniugati con il video, nel senso che nessuno mi dà da me per dire quello che dico. Quindi si presuppone che venga dal profondo del cuore. No, io no. Che ascoltatemi, datemi retta. Dunque, il più importante in questo momento è vitamina D. Allora, attenzione sulle vitamine liposolubili che non sono le idrosolubili, nel senso, le idrosolubili tipo tutte le vitamine del gruppo B e la vitamina C, poi ce ne sono anche altre, ma cito le più famose, sono idrosolubili, vuol dire che vanno eliminate molto eh, facilmente e semplicemente con la pipì. Cerco di stringere, eh? lo so che poi la cosa è un po'... però porto tutto all'ennesima potenza della semplicità e capibilità da parte di chi mi segue e magari non è ferrato sull'argomento. Mentre le liposolubili sono quelle che stanzionano, per così dire, nel grasso. Quindi hanno un accumulo che con le idrosolubili non avviene. Infatti ci possono essere casi di iperdosaggio di vitamina D e bisogna essere cauti, anche se la vitamina D, comunque, la maggior parte della popolazione ne è carente. E' tutta la manfrina. Che gli viene dietro, però comunque da tenere presente questo fattore. Quindi, eh, consiglio: che do vitamina D, vitamina C, assolutamente, zinco, magnesio e anche un po' di complesso vitaminico B. Eh, per le donne, assolutamente, anche il ferro, soprattutto se sono in età fertile. Diciamo, sono i fondamenti, proteine a go, go, sto dicendo che dovete esagerare, però questi integratori nello specifico sono basilari: vitamina C, vitamina D, zinco e magnesio. Queste sono le basi. Poi, dopo, se ci si vuole mettere anche tutto il complesso di vitamina B, ci si vuole mettere dietro anche la K2, insomma. Ci sono parecchi altri integratori che si possono unire. Il punto qual è? È che bisogna sapere i dosaggi, chiaramente, poi se uno vuole approfondire, mi cucca eh, a parte privatamente, normale, ma eh, se uno ha un po' di mestichezza e mastica un po' il discorso vitamine e integrazione, sui dosaggi dovrebbe sapersi in teoria arrangiare si ricordi di non farselo mancare in questo periodo e soprattutto C, zinco, magnesia, magnesio e D sono le basi. Perché? Perché aiutano molto il sistema immunitario, sono degli anti-age, soprattutto la vitamina C e poi la vitamina D entra in un macello di processi metabolici, enzimatici, coenzimatici, eh, dove agisce in modo preponderante, anzi direi anche prepotente. Quindi non fatevi mancare questa tipologia di integratori. Poi, dopo, se uno vuole entrare nel dettaglio, ripeto, e vuole contattarmi con una consulenza integrativa, è il gatto e te la fare da me. Se no, si arrangia da solo, benissimo, non c'è problema. Ma lo voglio ricordare quali sono, che ho appena detto, gli integratori portanti di questo periodo perché non è che sono anti Covid, ci mancherebbe. Se ti deve arrivare il Covid ti arriva punto e basta. Ma c'è la possibilità che se la carica virale che arriva è molto bassa e tu hai il sistema immunitario sparato in alto grazie anche all'integrazione che fai, c'è la possibilità che il Covid rimbalzi. È una possibilità in una determinata circostanza non si cura il covid e non, non si guarisce con gli integratori capiamoci bene eh? cioè non sono neanche preventivi da un punto di vista infettivologo attenzione eh? cioè no ma una mano la possono dare per respingere l'infezione con bassa carica virale potrebbe e si usa il condizionale ed obbligo aiutare quindi anche col condizionale io due soldini